Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Costanza Caracciolo, ex velina famosa per il suo ruolo a Striscia la Notizia e per numerose apparizioni televisive, ha vissuto un momento estremamente doloroso legato alla gravidanza e alla perdita di un figlio. Nel 2018, mentre era fidanzata con l'ex calciatore Bobo Vieri, la notizia della presunta gravidanza di Costanza fu diffusa senza il suo consenso. Purtroppo, poco dopo che la notizia della sua gravidanza era diventata di dominio pubblico, Costanza ha scoperto di aver avuto un aborto spontaneo. Questo evento traumatico è stato ulteriormente aggravato dai numerosi messaggi di congratulazioni che riceveva, senza che nessuno fosse a conoscenza della sua perdita. In un'intervista a Vanity Fair, Costanza ha descritto quel giorno come il più brutto della sua vita, esprimendo il suo dolore per la mancanza di sensibilità mostrata dai media. La notizia della gravidanza e dell'aborto è stata diffusa in pochissime ore, ma il trauma per Costanza è durato molto più a lungo. Si è sentita devastata e ha raccontato di aver atteso una maggiore discrezione da parte della stampa. Fortunatamente, la vita di Costanza ha preso una svolta positiva negli anni successivi. Nell'estate del 2018, una grande gioia è arrivata nella sua vita. È rimasta nuovamente incinta e ha dato alla luce la sua prima figlia, Stella. Nei suoi 20 è nato a seconda.